Allora, intanto che vi collegate, verifico anch'io che tutto funzioni, come sempre. Allora, vediamo se ci siete. Fatemi un segno e mandatemi, scrivete un messaggio quando vedete e sentite per darmi conferma. Vediamo se ci siamo. Allora, dovremmo esserci. Vedo il mio video, quindi funziona. Buon pomeriggio, vedo che vi state collegando, quindi benvenuti ad una nuova puntata qua sulla pagina Viso in Forma. E come vi ho anticipato già ieri un pochino nella diretta e stamattina anche con il post, oggi abbiamo un nuovo ospite e molto molto interessante perché oggi scopriremo un pochino di più riguardo al nostro viso. Quindi attendo un attimino che vi colleghiate un po' di più e poi vi presento l'ospite di oggi. Oh, scrivetemi anche se si vede e sente bene, così sto tranquilla. Già ieri. Ecco, io mi sono sentita. Ok, sì, ciao, ciao Alma, ciao Anna. Bene, bene. Ok, ci siamo. Quindi, come vi ho anticipato già ieri nella diretta, che parlavamo un pochino cosa ci comunica il nostro viso, che il viso è la nostra carta d'identità, con appunto che racconta un po' la storia di noi, beh, oggi andremo un po' più in profondità proprio con un esperto di lettura del volto, ovvero fisionomica, ovvero Xian Yang, non so se ho pronunciato bene. Comunque adesso ci spiegherà tutto meglio Stefano Parancola, che invito qua sul palco con me. Quindi Stefano, adesso ti collego. Voi intanto accoglietelo con tanti like e cuoricini. Ecco, buongiorno Stefano, ciao. Ciao Petra, ciao a tutti. Sì, Mi senti bene? Vedi bene? Sì. tutto a posto. Perfetto, intanto benvenuto sulla mia pagina Viso in Forma e grazie per aver accettato l'invito per essere mio ospite, grazie mille. Grazie a te. Allora, per chi non conoscesse Stefano, come vi ho già scritto, lui è architetto, soprattutto specializzato in bioarchitettura, design e Feng Shui o Feng Shui, non so mai come si pronuncia, e sei anche esperto di fisionomica, ovvero Xiang Mianco, che sarebbe la lettura del viso. Ho visto che hai scritto molti libri, soprattutto sulla bioarchitettura, e volevo innanzitutto chiederti cosa c'entra, l'architettura con la lettura del viso? Sì, beh, allora ti dico, io quando mi sono laureato ho sempre avuto questa passione per il mondo naturale, per il benessere. Quindi da prima ho iniziato a studiare questo filone green legato all'architettura. Poi ho iniziato a vivere all'Oriente e dove ho conosciuto il Feng Shui e da lì piano piano ho capito che gli orientali connettono tutte le cose, cioè la casa è un prolungamento del corpo e il volto è una sorta di micropaesaggio. Poi ne parleremo. Quindi c'è una relazione costante tra tutti questi elementi. Quindi, per esempio, i cinesi nel volto individuano le cinque montagne: la fronte, gli zigomi, il naso, il mento. E quindi c'è una risonanza fortissima tra casa e paesaggio, tutte cose connesse. Quindi, sempre di più studiando, ho capito che quando devo fare una casa è fondamentale capire che è un abito che sto progettando per una persona. E quindi anche il volto è un microcosmo che mi sta raccontando tante informazioni. Ok, e quindi sì, tu in base anche alla lettura del volto poi aiuti la persona a sistemare la casa, a costruire una casa proprio diciamo su misura. Sì, ci sono tutta una serie di layout che si utilizzano in questa antica arte del Feng Shui. E dalla lettura del volto, da anche tu fai un'intervista alle persone e cerchi di capire anche come queste persone, quali sono i loro sogni, obiettivi, perché ognuno di noi ha ovviamente una missione, dei compiti, dei talenti diversi. E quindi si vanno a unire tutti questi aspetti. Un'altra disciplina che si usa, per esempio, il Bazi. Il Bazi sono i quattro pilastri del destino, che è una numerologia profonda, è un master che ho fatto in Oriente, dove tu studi questa mappa energetica e sto facendo proprio in questi ultimi anni questi studi di comparazione tra la fisionomica e il Bazi. E ho trovato tantissime connessioni che abbiamo. Quindi questa è un po' la visione dell'Oriente, di proprio che ci porta all'ascolto delle persone, degli ambienti, di noi stessi. Bene, molto interessante. Intanto vedo
Se hanno già scritto qualcosa, ok. E quindi del nostro viso cosa ci puoi dire? Come sai, io alleno i muscoli facciali, quindi aiuto a spianare le rughe o a distenderle. Tu invece studi anche il significato delle rughe, perché compaiono in determinate zone, cosa vogliono dire. Ecco, ci puoi un pochino spiegare cos'è la fisionomica Xiang Miang e appunto cosa tutto si può scoprire dal viso, cosa ci comunica il viso? Allora, sì, volevo fare prima una breve parentesi anche del momento che stiamo vivendo. Stamattina, sai che a noi ci arrivano continuamente i messaggi, può essere tu apri un libro. Stamattina mi è arrivato un video di Paramahansa Yogananda, che non so se conoscete, che è il mio guru. Io faccio Kriya Yoga ormai da 15 anni. E Yogananda, ancora diciamo nel passato, lui ha vissuto tra gli anni 40 e 50. Del primo Novecento, aveva creato 30 esercizi di ricarica, circa 28 esercizi di ricarica per ricaricare il corpo. E lui diceva che queste tecniche sono importantissime proprio per aiutare il corpo a mantenere uno stato di salute. Come fai anche tu, come anch'io insegno nella fisionomica, il massaggio del volto, cioè quello che noi abbiamo perso è questo contatto di conoscenza del corpo. Quindi purtroppo si parla soltanto di problematiche, di malattie, però nessuno mai parla di aumentare difesa del sistema immunitario, che in Oriente da sempre insegnano queste cose qua. Cioè noi dobbiamo imparare a essere più forti mentalmente e fisicamente. Questo è il messaggio che anche di questa quarantena che abbiamo vissuto. E quindi il volto è poi un elemento importantissimo. Cioè, lo stesso tu, quando noi ci tocchiamo il volto, abbiamo tutti i meridiani Yang, quindi andiamo a toccare tutti gli organi più importanti, andiamo a stimolare il fegato, i reni. E quindi depuriamo e attiviamo continuamente, cioè il Qi inizia a ricircolare, andiamo a riordinare il volto, ma al tempo stesso il corpo. Questo è l'aspetto molto importante. Bene, e appunto cosa possiamo poi, qua mi hai preparato, mi hai dato anche qualche diapositiva, non so, ad esempio questa parla dei cinque elementi sul volto che appunto secondo la medicina cinese ci sono questi cinque elementi e ad ogni elemento corrispondono degli organi interni e appunto proprio collegandoci a quello che hai appena detto che andiamo a lavorare anche sugli organi interni appunto. Sì, se tu pensi, allora, tu pensi, in questo momento noi siamo stati abbastanza, diciamo così, informati con una informazione di tipo aggressivo, cioè si è vicolata molto alla paura. Cosa fa la paura legata ai reni? È legata all'elemento acqua. Cosa fa l'acqua? Nel ciclo creativo dei cinque elementi, che gira in senso orario, l'acqua drena, toglie energia al metallo. Il metallo è legato al polmone. Quindi la troppa paura indebolisce il polmone. Ok? I cinesi hanno applicato questa teoria, questa conoscenza, sono come delle convenzioni che hanno studiato osservando la natura, perché i cinesi sono molto pragmatici, quindi osservando la natura noi abbiamo questo ciclo, quindi il legno, il fuoco, la terra, il metallo e l'acqua che si alimentano. E quindi hanno individuato delle forme, per esempio, del volto. Per esempio, una forma legno è un volto che è un triangolo verso il basso. Una persona che ha questa tipologia di volto sarà una persona, un ricercatore, perché l'energia va verso il basso, uno che cerca di approfondire le cose, può avere appunto dei talenti artistici, mentre se il volto è l'opposto, è più largo sotto e verso l'alto, una punta, è un elemento fuoco, come una fiamma. Quindi la persona potrebbe essere più impulsiva, però anche più dinamica, passionale. Mentre un volto più squadrato, terra, è un volto più di una persona più concreta. Quindi loro hanno diciamo così, creato questa dinamica di associazione tra le forme geometriche, che comunque hanno un'espressione energetica, ha il carattere delle persone. E questo è un primo approccio di lettura, perché poi è un mondo pazzesco quello Certo. della lettura del volto. Quindi tu poi, se andiamo dentro, possiamo analizzare le sopracciglia. Per esempio, adesso che vanno di moda le influencer. Come faccio a riconoscere se una persona può avere la capacità, il talento per diventare influencer? Poi magari parleremo del discorso delle sopracciglia, del microblading, del tatuaggio. Ecco, tu sai che le sopracciglia rappresentano il palazzo dei fratelli, la collaborazione, cioè le relazioni strette. Aspetta che mostro, mi hai dato una foto proprio con tutti i palazzi. Spiegaci giusto prima di iniziare col Palazzo dei Fratelli, vediamo questa foto dove ci sono 12 palazzi, giusto? Sul Sì, volto.
Sì, esatto. Alcuni cinesi hanno individuato nel nostro volto proprio una mappa molto precisa che rappresenta le 12 aree più importanti, le 12 sfere della vita. Quindi noi abbiamo i viaggi, abbiamo poi il palazzo del padre e della madre, la carriera, fortuna e virtù, che rappresenta l'aspetto an anche etico e morale di una persona. Le sopracciglia rappresentano tutto il tema delle relazioni, cioè dall'inizio rappresenta il rapporto con i fratelli, poi va, diciamo così, di conseguenza si associa a amici, collaboratori. Quindi se io devo assumere, per esempio, una persona che deve avere, essere, diciamo così, un buon networker, deve avere le sopracciglia ben marcate, ben, diciamo così, delineate. E anche lì ci sono tantissime tipologie. Adesso, per esempio, nel mondo femminile, negli ultimi anni, le mode hanno cambiato tantissimo la morfologia delle sopracciglia. E siamo passati dagli anni 20-30, sopracciglia molto alla Audrey Hepburn, molto marcate, per poi arrivare agli anni 60, 70, 80, quasi sparite. E quindi se tu poi analizzi questa cosa qua, che la fisionomica deriva da dati statistici, è molto anche, diciamo così, scientifica, si basa su un'osservazione che i cinesi hanno mantenuto in 3-4 mila anni nel tempo. Quindi anche le mode che ci sono, ci saranno, ci sono state, fanno cambiare questo tipo di anche aspetto relazionale. Il naso è molto importante perché ha tre palazzi. Il terzo occhio rappresenta il palazzo della vita, come un sole che irradia tutti gli altri palazzi, quindi le sfide della vita, che poi vuol dire sfide della vita, non vuol dire che uno può essere più sfigato di un altro. Se uno sa accettare le sfide, impara da quelle sfide là, può essere più forte di un'altra persona. Quindi non bisogna mai essere, cioè, giudicare. Nella fisionomica, la visione cinese è quella di leggere un volto per valorizzare una persona, aiutarla a crescere. E tutti noi, in ogni momento, possiamo rinascere. Adesso, in questo momento storico, abbiamo appena passato la Pasqua, è un momento proprio di rinascita, proprio è una primavera energetica su cui tutti dobbiamo fare una grossa riflessione e tarare il nostro lavoro e ripartire con grande entusiasmo. E stavi dicendo qua il palazzo della vita, diciamo, ecco, che deve essere bello aperto, e chi ha invece i solchi, le rughe, delle linee ben marcate, cosa vuol dire che... Sì, i solchi, ci sono molte persone che hanno questi, allora in base poi anche alla profondità, perché in base alla profondità il significato è più forte o meno forte. I cinesi lo chiamano l'ago penetrante nel cielo. Questo segno qui va a toccare il palazzo della carriera e anche va a toccare il Life Palace, quindi vuol dire che la persona può avere anche in quel palazzo lì, ha avuto dei problemi e se non viene, diciamo, non matura una coscienza, una consapevolezza, quel segno là rimarrà marcato e inciderà fortemente in quell'aspetto della vita. Però se una persona inizia a capire e gli viene indicato questo e modifica la propria vita, si modifica il segno e quindi migliora anche la sua vita in quell'aspetto lì in particolare. Ok, stavamo parlando poi del naso, che ci sono tre palazzi, dicevi? Sì, poi nella parte centrale del naso c'è il Palazzo della Salute, e che tu sai benissimo che nel Dien Chan rappresenta la colonna vertebrale e poi anche lo stomaco. La punta del naso rappresenta la ricchezza diretta, mentre le narici rappresentano la ricchezza indiretta. Quindi un naso che è molto largo, in base poi anche alla razza della persona, alle proporzioni. Un naso molto largo può voler dire una persona che guadagna molto ma spende anche molto. Ecco perché si dice che il naso è collegato con i soldi, è fiuto per i soldi, Sì. fiuto per il denaro. Esatto. Infatti il naso rappresenta proprio il fiuto per gli affari. Quindi se voi osservate le persone che hanno un certo livello anche di sono anche un livello gerarchico molto alto nelle varie a livello lavorativo, vedrete che hanno dei nasi con delle punte ben delineate, rotonde. E ecco, più il naso si allarga, però aumenta anche l'ego di una persona. Allora, se noi pensiamo alle razze, per esempio, ai cinesi, agli africani, in effetti i cinesi hanno un grande acume per il denaro, sono molto attenti a sviluppare business da sempre, però anche lì dipende sempre poi dalle proporzioni del volto, perché se tu prendi un volto di una persona di colore, non è che tutti hanno nasi larghissimi,
va sempre valutato in base poi agli altri elementi, agli occhi, alla bocca e alla forma del viso. Sì, ho anche una foto di diversi nasi, non so qua, aspetta, se si vedono che mi ha mandato. Sì, ci sono praticamente diversi nasi, proprio un po' più corto, più lungo. E, in una tua diretta dicevi anche che, ad esempio, le streghe le fanno con i nasi appuntiti, con il mento appuntito. Perché? Perché proprio per questo motivo di significato che hanno le zone spigolose, il naso. Sì, ma infatti se voi pensate anche alla cinematografia, le streghe sono sempre rappresentate con questo mento molto lungo e il naso arcuato. In effetti il naso arcuato aquilino, lo dice la parola stessa, l'aquila cosa fa? È un rapace, prende. Quindi un naso quando è aquilino, molto aquilino, significa che la persona può essere molto opportunista. E se voi avete visto l'ultimo film che ha fatto Angelina Jolie, Maleficent, avete presente che l'hanno truccata con gli zigomi molto a punta? Lo zigomo è un elemento importantissimo per capire se la persona è accondiscendente, gentile o se è aggressiva a muso duro e se non ha problemi anche a arrivare alle mani. Quindi lo zigomo è un elemento molto importante. Quindi se voi osservate, per esempio, anche nei cartoni animati, le persone buone, questi occhi grandi, questo viso molto dolce, molto morbido. Esatto, e quindi questo fa capire come, ma anche se voi avete presente i Simpson, ecco, se voi leggete la parte si chiama la frenologia, lo studio del cranio, vedete che hanno queste teste anche abbastanza molto malformate, oppure anche il personaggio, quello cattivo, questo naso molto forte, quindi sempre questa forma aquilina. Quindi questo fa capire che da sempre sono stati studiati questi volti, ma anche Leonardo da Vinci. Leonardo, quando disegnava dei volti di persone aggressive, avevano questi menti molto forti, perché il mento rappresenta la forza di volontà, la spinta sessuale. Quando è troppo forte, sporgente, non c'è armonia, c'è disarmonia, quindi c'è troppa aggressività. Ok, qua chiedono e chi è il naso piccolo invece? Prima parlavamo di grandi nasi, invece chi ha piccolini o alla francese in su? Allora, il naso, allora, quando gli elementi del volto sono piccoli, tipo orecchie piccole, nasi piccoli, bocche piccole, e vuol dire che la persona è come contratta, è più introversa. Questo poi dipende anche, per esempio, dalle orecchie piccole, può essere che la persona sia vissuta con dei genitori, magari anche con assenza di amore o genitori troppo presenti, perché il nostro volto ovviamente cresce in base anche alle dinamiche della vita. Quindi un naso piccolo vuol dire che una persona non può far soldi, è una persona più concentrata, più introversa, che se sfrutta queste sue capacità comunque può diventare anche un manager. Quindi dipende sempre poi da come una persona sa cogliere e gestire i propri talenti, perché ognuno di noi ha dei talenti, ognuno di noi ha delle capacità. Quindi, però in base al naso noi possiamo anche capire che doti ha la persona e anche collocarla nel giusto spazio, posto in ambito lavorativo. Poi qua chiedono se la distanza tra degli occhi, se vicini o lontani fra di loro, che significato hanno. Certo, quando gli occhi sono molto vicini, anche lì rappresenta un po' di chiusura. Più sono staccati, la persona è un po' troppo aperta, però a volte potrebbe essere anche troppo distaccata dalla realtà. Quindi tutti gli elementi, anche questa parte qui, la mountain route, si chiama radice della montagna, quando sono molto interni, molto chiusi, la persona vuol dire che è molto, diciamo così, chiusa in se stessa. Quindi anche gli occhi molto piccoli. I cinesi dicono che la persona è come una scatola chiusa, devi aprirla lentamente, cioè fa fatica a raccontarti le cose, cioè si fida poco. Quindi tutti questi elementi qua ci dicono già perché è importante poi la fisiognomica, perché in base a questi elementi, io ho le informazioni, posso essere più negoziare al meglio con la persona, perché tutti i giorni noi dobbiamo, diciamo così, ci relazioniamo con qualcuno, col marito, la moglie, il figlio, l'amico, il cliente. E quindi in base alla lettura di questi elementi possiamo velocemente, in pochi secondi, avendo le informazioni, inquadrare la persona e lavorare sempre in maniera amorevole, ok? Perché la fisionomica, i cinesi, a me non mi hanno insegnato che noi dobbiamo sempre essere rispettosi, avere un'etica e lavorare con amore verso gli altri. Non è una lettura di tipo terroristico, perché di terrorismo ne abbiamo già abbastanza. Cerchiamo in questo momento
di dare un messaggio diverso e lavorare con passione, con amore, come fai anche tu quando insegni lo yoga del volto. Certo, sì, infatti voglio dire che adesso conoscendolo la fisionomica non è che si vuole andare a, appunto ad attaccare, approfittare degli altri, ma proprio è una conoscenza ulteriore di se stessi e anche gli altri, quindi sempre usato per un'ottica positiva, non appunto in lato negativo. Allora, qua ci chiedono ancora, e chi ha i due sopraccigli diversi? In che senso? Uno materno, uno paterno, scrivono, uno materno, uno paterno. Cosa significa diversi? Forse Allora, uno più sì, alto, magari l'altro più basso? può essere, sì, però allora, le distorsioni, i disassamenti sono una delle prime tecniche di lettura del volto, cioè troverete molte persone che hanno oriche sfalsate, occhi più grandi, più piccoli, sono tutte quante di microtraumi creati durante ovviamente i percorsi della vita. Le sopracciglia, per l'uomo, quello sinistro rappresenta il barone, l'autorità. Quello destro la saggezza, per la donna l'opposto. Quando sono leggermente sfalsati, a seconda se sono poco, vuol dire che il significato è poco, diciamo, forte. Quando invece iniziano ad avere sfalsamenti molto forti, significa che la persona non c'è equilibrio tra quello che pensa e quello che dice. C'è un po' un disequilibrio. Se voi osservate anche il volto del Dalai Lama, c'è un cedimento molto forte nella parte sinistra, che rappresenta l'autorità. Infatti lui ha dovuto lasciare il Tibet perché i cinesi appunto lo avevano invaso, abbandonare i propri fratelli, e nel suo volto è impressa questa mancanza di supporto per i suoi fratelli. Quindi il volto è, noi tutti i giorni ci mettiamo la faccia, e quindi la cosa bella è che conoscendo queste tecniche possiamo veramente in pochi secondi avere uno screening, è come uno scanning veloce, e quindi di conseguenza possiamo aiutare la persona a ristabilire questo equilibrio che si è perso, che tutti i giorni noi dobbiamo cercare di mantenere un certo equilibrio, che le insidie della vita però ce lo scombussolano. Certo. Sì, ma ad esempio qua ci chiedono chi ha dei solchi nasolabiali molto accentuati, soprattutto alle donne dà molto fastidio questa diciamo ruga nasolabiale, però so che qual è il significato, comunque è un importante significato della ruga nasolabiale. Sì, la ruga, i ringles, come chiamano i cinesi, rappresentano lo status di una persona. Se voi osservate i presidenti della Repubblica, anche Obama, Obama. cioè le persone che hanno uno status forte, hanno dei buoni ringles. È chiaro che per una donna, se sono troppo segnati, diventa un elemento anche di troppa forza. E quindi attraverso comunque lo yoga, delle creme, dei trattamenti, imparate poi a sorridere sempre di più, si può anche mitigare il segno. Sì, quindi sì, lo so che per noi è un inestetismo, però appunto tu hai detto che è simbolo di segno di forza e comunque di uno status quo all'interno Certo. della società. Ok, qua vedono apprezzamenti molto interessanti, sì, anche perché si sente poco parlare di fisionomica, lettura del viso e so che negli ultimi anni sempre più anche aziende per assumere personale fanno uso sia della lettura del viso che della grafologia, quindi queste cose, scien discipline dimenticate che stanno diventando sempre più importanti e correggimi se sbaglio, probabilmente so che anche tu collabori con aziende per quando devono assumere personale, proprio per capire già subito che tipo di persona è, per quale lavoro è più portato, giusto? Sì, devo dire che in Italia io ho fatto tanti corsi all'inizio di PNL, di linguaggio del corpo, sono tutte cose che interessanti ma non c'entrano con la fisionomica. E sto un po' mescolato tutto. Quando poi ho conosciuto questo maestro, Annie Ailey Yang, che è un cinese psicologo e anche chiaroveggente, che deriva da questo lignaggio cinese, mi ha aperto un mondo bellissimo. Quindi non ho trovato nessuno in Italia che conosca la fisionomica, quindi ho avuto la fortuna di avere questo maestro che mi ha seguito, ho fatto un master con lui, ed è proprio la conoscenza tipica cinese. Quindi, cioè, qui da noi purtroppo in Italia c'è sempre la tendenza di mescolare, fare un po', mettere le cose assieme. Quindi sì, sto lavorando anch'io con varie aziende, anche a livello mondiale appunto le assunzioni, parliamo di holding importanti, vengono fatte attualmente attraverso la grafologia e la fisionomica. Esatto. Qua ci chiedono la fronte interessa, cosa vuol dire la fronte?
Non so La se fronte, era, sì, la fronte le rughe rappresenta, sulla fronte anche. la nostra visione. Quindi, più una fronte è ampia, più la persona ha una visione ampia, sa vedere anche oltre. Questo poi va messo insieme anche con gli occhi. Se gli occhi sono grandi, la persona guarda anche in avanti, guarda oltre. Vi do anche un'altra indicazione: nel Feng Shui si lavora con i cicli ventennali. Noi fino al 2020, 2024 siamo nel periodo 8, che rappresentava le mani, che è iniziato nel 2004. Infatti, in questi 20 anni è emersa tutta la robotistica, lavoriamo tutto col touch. Dopo il 2024 passeremo nel periodo 9 che rappresenta gli occhi. Quindi l'umanità, l'essere umano, tenderà ad essere sempre più visivo, cioè vedere non solo fisicamente, ma anche spiritualmente. Quindi, tornando alla fronte, le rughe, i segni, le rughe, diciamo, rettilinee, rappresentano esperienze positive. Quando sono rughe frastagliate o verso il basso, rappresentano, diciamo, esperienze negative, che anche lì poi positivo o negativo dipende da come uno Certo. fa tesoro di questo. Un'altra cosa interessante nel volto, noi abbiamo anche la mappa dei 100 anni, possiamo vedere anche la datazione precisa. Cioè, mentre la fisionomica occidentale studia solo gli aspetti, il carattere, l'indole, in quella cinese è un'arte anche divinatoria. Io posso leggere il presente, il passato e, tra virgolette, anche il futuro. Questa è una cosa che è meravigliosa. Sì, a me ha affascinato ad esempio il fatto, ad esempio le orecchie che ci raccontano i primi 14 anni della nostra vita, cioè uno non sa cosa appunto cosa possiamo leggere appunto dal nostro viso. Hai detto tu fino a che età si può arrivare a leggere fino a 100 anni? Sì, e poi puoi ripartire dal primo orecchio e vai oltre i 100 anni. Se sei fortunato. Qua chiedono, se anche i capelli hanno un significato. Certo, quando facciamo l'analisi, per esempio, del volto, si studia il rapporto tra forma del volto, colore della pelle e colore dei capelli. Quindi anche lì noi potremmo consigliare il colore adatto, alla persona. Per appunto creare questa armonia tra questi tre elementi. Ma anche poi il discorso dei capelli, molte donne, quando subiscono anche, diciamo così, dei momenti di passaggio, dei traumi, tendono a tagliarsi i capelli completamente. A volte tagliare i capelli è più un taglio netto che si fa col passato. Ma se noi pensiamo alle culture sciamaniche, le culture sciamaniche avevano tutte quante i capelli lunghi, sia gli uomini che le donne, perché il capello è un'antenna, è il primo elemento di contatto col mondo esterno. Quindi anche lì sono stati fatti tanti studi nelle tribù anche indiane per capire questi poteri, queste persone riuscivano a sentire, percepire anche profumi, sensazioni, distanze di 3 chilometri, quindi il capello è un'antenna. Beh, in questi giorni, cioè in questo periodo di quarantena, penso che tutti avremo i capelli un po' più lunghi, quindi saremmo più energici, anche gli uomini. Sì, in effetti, se ci pensi, anche ad esempio della Bibbia, tutti i personaggi, da Gesù Cristo a tutti i personaggi, hanno avuto sempre i capelli lunghi, è indice di forza, è vero. Esatto. E vediamo cosa ancora scrivono, se le linee della marionetta, queste che vanno, diciamo, dagli angoli della bocca in giù, hanno qualche significato. Sì, allora quelle linee là si chiamano anche Falin del mandarino della fisionomia cinese. Se voi guardate il Papa Bergoglio, sono queste linee qua che vanno giù e si attaccano poi a queste. È una combinazione che chi le ha, per esempio, dicono sono persone che raggiungono grande successo, infatti le chiamavano il Falin del mandarino e quindi poi bisogna sempre vedere quanto sono marcate, segnate, però ci sono delle conformazioni che i cinesi hanno catalogato e visto che appunto appartenevano a persone che hanno raggiunto anche degli status anche molto alti. Vedete, quindi non è che solo le rughe sono brutte, comunque raccontano e ci raccontano la nostra personalità. E poi chiedono, se i capelli bianchi hanno qualche significato, se compaiono magari in età giovane in qualche zona specifica, non so se hanno qualcosa di, se indicano qualcosa di particolare o no. Beh, il capello bianco rappresenta anche l'inizio dell'aumento dell'energia metallo, quindi il metallo rappresenta anche la concentrazione, il pensiero, la focalizzazione, una persona che anche può essere un po' più
essendo come un coltello più tagliente. Il capello bianco rappresenta anche ovviamente un aumento dello stress, quindi i cinesi consigliano poi di iniziare a ridurre la carne, mangiare più frutta e verdura, perché c'è una perdita di vitalità e di energia nel corpo. E i lobi anche chiedono il significato del lobo. Il lobo è affascinantissimo perché in 2 centimetri noi possiamo studiare la sessualità, come una persona vive la sessualità, la generosità, l'amore incondizionato. Infatti, se voi pensate al lobo del Buddha, è sempre un lobo molto grande. Più il lobo è grande e rotondo, rappresenta un amore incondizionato. Più i lobi sono tagliati, stretti, vuol dire che la persona inizia a essere più introversa, più chiusa, quindi vive anche la sessualità, l'amore in maniera diversa. Questo non vuol dire che lo vive male, vuol dire che può migliorare. Quindi partendo da questo concetto che il cerchio rappresenta la perfezione, quando il cerchio viene rotto e tagliato, questa persona dovrà lavorare, quindi potrà fare un corso di tantra yoga, potrà fare un corso con te di yoga del volto, potrà fare qualcosa che lei ama, apprezza per migliorare quell'area della vita. Certo, non è che se uno non ha i lobi larghi vuol dire che non è generoso, o Certo. cioè, ci si può lavorare una persona più introversa, ma che può comunque Esatto. arrivarci e lavorare su questa sfera. Allora, intanto vediamo, è pieno di domande, quindi un argomento molto molto interessa moltissimo, mi fa piacere, infatti anche per me lo è stato quando feci, adesso non mi ricordo quanti anni fa, sono già passati che feci il tuo corso, 3 anni fa penso, tre, Sì, quattro più o meno. anni fa. E qua scrivono se c'è qualche libro a riguardo, sì, perché Stefano ha scritto libri anche per quanto riguarda la fisionomica, quindi ovvero ho già messo sul link, quindi al termine di questa diretta potete trovare tutte le indicazioni su dove trovare Stefano e potrete vedere che corso organizza, i libri che ha scritto, quindi come sempre le referenze le metto sopra nel testo di descrizione. Barbara, abbiamo già parlato delle diverse forme del viso, sì, anche le forme del viso hanno un significato, quindi ha già detto prima Stefano che ci sono il viso ovale ha un significato, il viso più quadrato, quindi casomai potete rivedervi quello che è stato detto. L'alopecia ha qualche correlazione? Non saprei. Beh, sì. Beh, sempre il discorso di prima, la perdita dei capelli, quindi c'è ovviamente uno stress in atto, bisogna capire cosa sta vivendo la persona. Ecco, ricordatevi una cosa, che la medicina, la fisionomica, come anche il Feng Shui, si connettono alla medicina tradizionale cinese. Quindi un medico cinese, la prima cosa che vi domanda quando andate, vi dice: cosa stai vivendo in questo momento? Sei felice? Cosa mangi? Cosa bevi? Per cui facciamoci sempre questa domanda: in questo momento, in che tipo di stato di energia sono? Di amore, di rabbia, di cattiveria, di aggressione? Cosa sto vivendo? A parte il momento che stiamo vivendo tutti, però cercate sempre di porvi questa domanda, perché se noi tutti i giorni alimentiamo questa egregora della paura, della delusione, è chiaro che poi la medicina cinese insegna che se io ho paura, scarico questa energia sui reni. Se sono ansioso, preoccupato, vado a lavorare sul sistema gastrointestinale. Se sono deluso, frustrato, vado a lavorare sui polmoni. Se ho una gioia eccessiva, carico il cuore. E quindi, se ho una rabbia eccessiva, vado a scaricare questo sul fegato, sulla cistifellea. Quindi siamo sempre noi che diamo energia a tutto. Quindi ponetevi sempre questa domanda: in questo momento come stiamo, come siamo? E soprattutto cercate sempre di switchare i vostri pensieri, anche se a volte non è facile. Certo, e ancora l'ultima cosa qua per quanto riguarda, chiedono sulle rughe del collo, ovvero il collo, che significato ha? Allora, diciamo che il va un po' fuori. Io ho studiato un po' anche la lingua, poi le ciglia, cose che vanno un po' di fuori dalla fisionomia, però col maestro. Il collo per i cinesi rappresenta la connessione tra il volto e il corpo. Per esempio, un collo molto lungo, e i cinesi dicono che la persona può essere soggetta a più incidenti, e quindi dicono di coprirsi, di stare un po' più attenta. Un collo molto più incassato, ovviamente la persona deve cercare di emergere un po' di più. Quindi non è che sia un significato sulle rughe, la fisionomica non legge queste rughe qua più di tanto. Cioè, loro hanno fatto un po' uno studio anche sulla Sulla lingua. altezza oppure essere incassato, ok.
Va bene, ancora io una domanda, cosa ne pensi? Perché adesso vanno di moda vari interventi chirurgici per aumentare le labbra, per ridurle, come hai detto tu prima, tatuarsi le sopracciglia. Ecco, quanto influisce questi interventi, quanto influiscono poi sulla lettura della personalità? Perché ad esempio, appunto, prima leggi una cosa, poi ti ingrandisci le labbra e queste cose, quindi cosa cambia? Cioè, personalità, ovvero non so. No, incide, allora, la medicina cinese, ma anche la Mianxian, la Fisognomo, dice che la fisiologia incide sulle emozioni, come le emozioni sulla fisiologia. Per cui tutti questi ultimi 30-40 anni di labbra canotto, tette rifatte, hanno ovviamente devastato il corpo della donna, cioè la donna è diventata un oggetto di esibizione. Se noi pensiamo alle labbra, le labbra fillerate o botulini vari o... come si chiama il silicone? Ialuronico, sì. Sì, esatto. Allora, le labbra rappresentano l'organo intimo della donna, quindi più le labbra vengono esposte, più è come se la donna diventasse più edonista, più materialista, che è un po' quello che abbiamo visto anche negli ultimi anni in televisione. Adesso, io il libro l'ho scritto con un medico che è un esperto di medicina estetica, proprio perché lui viene anche, era un dentista inizialmente. Sta rifacendo per esempio la bocca, i denti, usando la sezione aurea, cioè usando la proporzione che rappresenta l'armonia che esiste in natura. Quindi la chirurgia estetica ha senso quando è armonica e non devastante. Quindi quello che sta facendo adesso è quello di rivedere anche questo rispetto per la persona e non devastare volti e corpi, perché abbiamo sotto gli occhi moltissime showgirl, attrici, che si sono letteralmente rovinate. Ed erano già belli in partenza. È vero. E invece dicono qua il contorno, visto che parlavamo di labbra e le rughette, il contorno bocca, diciamo, chi ha delle rughe qua molto accentuate. Allora, le rughe sulla bocca rappresentano un rifiuto. E quando parliamo di bocca, la bocca è legata molto alla comunicazione, ma anche al cibo. A volte sono persone che stanno attraversando un periodo della vita in cui hanno, diciamo così, delle situazioni molto forti e quindi è come una sorta di rifiuto verso il mondo esterno, e quindi verso il cibo, ma proprio anche un rifiuto in generale per la vita. Ah, quindi chi ha tante rughette, diciamo, ha più rifiuto verso Sì. la vita. Esatto. Quindi se inizia a cambiare quel rifiuto là, ad accettare e a perdonare, anche le rughe poi scompariranno. Cioè la cosa bella è che va bene tutto creme, però l'essere umano ha tutto dentro di sé. Se noi impariamo a usare la nostra mente, che è come un ponte di comando, riusciamo veramente a polarizzare tantissime situazioni, quindi anche a riarmonizzare il volto. Se voi pensate agli occhi, quante volte è che diciamo che bella luce negli occhi a quella persona? Ma da dove arriva quella luce? Da quello che c'è dentro di noi, da quello che noi sentiamo, percepiamo, dall'amore verso ogni cosa. È vero. E qua chiedono labbra sottili. Le labbra sottili, allora, diciamo che le labbra ideali sono le labbra carnose, rappresentano una persona passionale. Più le labbra diventano sottili, la persona ovviamente è meno passionale. Anche lì poi, a seconda se il labbro sottile è superiore o inferiore. Diciamo che il più pericoloso è il labbro inferiore sottile, è una persona che tende a prendere e dare poco, perché il labbro superiore rappresenta il dare, l'inferiore il prendere. Il labbro superiore rappresenta lo stomaco e quello sotto l'intestino, quindi anche lì poi potremmo collegarci a Dien Chang, avere anche risposte organiche, cioè la questione è molto profonda, però capite che velocemente, avendo le informazioni, io in 40 secondi faccio uno screening, poi tu lo sai, Petra, e possiamo appunto avere una lettura veloce di chi abbiamo davanti. Questa è le potenzialità di questa antica e affascinante arte cinese. Esatto, poi qua ci sarebbe da approfondire perché appunto i tuoi corsi durano 2 giorni, quindi qua in mezz'oretta chiaramente non è che si può affrontare chissà cosa, però ci tenevo che le persone sapessero dell'esistenza di questa disciplina che secondo me è veramente molto affascinante, quindi adesso potete andare anche a approfondire questo argomento e andare a studiarvi proprio più in dettaglio il significato di determinate zone. Allora, l'ultima domanda, vedo, non so se tagli sulla lingua, se c'è qualche significato per chi ha la lingua. Beh, qui
E anche la lingua, così come il viso, contraddistingue i cinque elementi, quindi ci può dare, diciamo, informazioni per quanto riguarda gli organi. Adesso, per quanto riguarda proprio la personalità, non so se la lingua, la forma della lingua, c'è qualche significato. Comunque, anche la lingua, sulla lingua vengono riflessi il funzionamento degli organi interni, quindi anche il colorito, se si hanno dei, appunto, secchezza o rossore, questo tutto il funzionamento degli organi interni. Sì, lì è più una cosa più, diciamo così, organica, però nella fisiognomica la lingua rappresenta anche le risorse. Se voi pensate alla lingua di Einstein, Einstein aveva una lingua molto lunga, vuol dire che una persona ha molte risorse interiori, ma riesce anche a trovare delle opportunità. Una lingua più piccola, la persona ha meno risorse. Sui tagli, lì poi bisogna vedere la parte della lingua, perché sapete che la lingua ha tutti gli organi riflessi, quindi anche lì è una cosa più, diciamo, medica, ecco. Ok, bene. Qua dicono che ho il viso proporzionato, non so cosa dici. Sì, tu hai un viso perfetto. Bene, grazie. Non ho fatto nessun intervento, eh? Bene, Stefano, direi che possiamo concludere. Non vedo altre domande. Comunque, qua si potrebbe parlare tantissimo. Io suggerisco appunto di andare a approfondire sulla pagina di Stefano Parancola, che so che pubblica di tanto in tanto anche contenuti. Tiene ogni tanto qualche webinar. Potete partecipare se volete appunto approfondire dell'argomento. E niente, quindi, scusami, ancora una, dai, se puoi dedicarci ancora 2 minuti. L'orecchia a sventola, cioè una è piccola e l'altra è a sventola. Sì, questo è un tema interessante perché una cosa non abbiamo detto, il volto viene diviso in due parti, la parte sinistra rappresenta il maschile e la destra il femminile, sia per l'uomo che per la donna. Se una persona per esempio ha l'orecchio sinistro più dilatato, vuol dire che c'è stato un problema legato al padre, mentre la parte destra è legata alla madre. Quindi possiamo andare molto in dettaglio e capire anche l'età, per esempio per un uomo l'orecchio sinistro rappresenta 1-7 anni, l'orecchio destro 8-14, per la donna l'opposto. 1,7 il destro, 8,14. Per cui io posso vedere anche se la persona ha subito un trauma, ha avuto un genitore magari, non dico aggressivo, magari poi è stato troppo presente. Quindi cosa fa? Il bambino da piccolo inizia a manifestare, cioè le orecchie si sfalsano, è come una sorta di autoprotezione che il nostro corpo mette in atto. Ok, bene, così abbiamo risposto anche a Barbara. E niente, io direi di terminare qua questo intervento molto interessante perché appunto qua ce ne sarebbe da parlare, solo appunto chi vuole poi può approfondire, leggersi qualche libro di fisionomica e quindi capire ancora di più nel profondo cosa ci comunica il viso. Stefano, io ti ringrazio per questo tuo intervento, è stato davvero interessante. Grazie a voi. Grazie. Anche se già lo conoscevo, comunque è bello risentire da te e comunque scoprire ancora qualcosa di nuovo. E niente, ti saluto e grazie. Ciao a tutti, grazie a voi. Ciao. E niente, questo è stato l'intervento di fisionomica, spero vi sia piaciuto. Secondo me è veramente una disciplina davvero, davvero interessante perché, ok, che a nessuno di noi piacciono le rughe, però se viste da un altro punto di vista, considerando che comunque raccontano la storia di noi, credo che si diventa molto più affascinante e interessante da questo punto di vista. Per oggi direi che è tutto e domani invece, come detto ieri, ci aspetta un allenamento di yoga facciale, quindi munitevi di specchio, munitevi di, adesso non ho niente, io ho l'attrezzino, comunque se avete qualsiasi cosa faremo anche un mini massaggio e ci vediamo domani alle 5:30 sempre qua sulla pagina Viso in Forma, faremo un allenamento di yoga facciale, quindi se non ti ricordi gli esercizi, ovvero ci sarò io a guidarti, ma se vuoi ripassare puoi andare a rivederteli nei video precedenti, ok? Quindi ci vediamo domani, specchietto e attrezzino per massaggiarci alle 5:30. Grazie per aver seguito la diretta e buona serata. Ciao!